Buongiorno agli ascoltatori che ci seguono in streaming. Parleremo oggi di trasformazione digitale delle aziende nell'ottica di proporre nuovi servizi ai clienti, ma anche di riorganizzarsi al loro interno. Veniamo da una stagione assolutamente straordinaria per quello che è accaduto, speriamo di non doverci ritornare, ma senz'altro è stata una stagione di fortissimi cambiamenti. Io sono Raffaele Ricciardi, sono un giornalista alla redazione economica di Repubblica e per parlare di questi temi iniziamo a inquadrare quello che è appena successo. Lo facciamo dando la parola a Silvio De Marinis, che è Senior Manager di EY e ci racconta un po', ci inquadra quello che è stato il processo di grandissima trasformazione al quale abbiamo assistito negli ultimi mesi. Grazie Raffaele. Vi ruberò soltanto pochi minuti per inquadrare un po' il tema che affronteremo, appunto la trasformazione verso questo modello di Digital Service Provider. E partirei con qualche numero, come dicevi, per inquadrare un po' offerta e domanda, come sono cambiati in questo momento, per inquadrare poi il ruolo dei Digital Service Provider. Gli ultimi 6 mesi sono stati dei mesi veramente completamente diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto negli ultimi anni. I consumi digitali della popolazione italiana sono cambiati completamente e abbiamo avuto nuovi utenti internet nell'arco dei mesi tra marzo e aprile, un incremento pari a quello che tipicamente abbiamo in un anno. In un anno normale di utenti internet sulla rete. Tutti i vari relatori che si sono susseguiti hanno dato un po' di dati su quelli che sono i cambiamenti dei consumi. Io mi volevo focalizzare su un paio di numeri. I consumi sono modificati non soltanto in termini di commercio elettronico, di un incremento di tutti quelli che sono stati gli acquisti sulle piattaforme online, che si sono portati dietro anche un incremento dell'utilizzo della moneta elettronica. Abbiamo fatto delle crescite nell'utilizzo delle monete elettroniche nell'arco di 2 mesi, quello che abbiamo fatto nell'arco di 8 anni, quindi dei moltiplicatori molto molto importanti. Ma l'altro aspetto veramente importante sono stati è stata la crescita della consapevolezza degli utenti internet a creare una propria identità digitale nella rete. Identità digitale non soltanto per parlare con i propri familiari, con i propri nipoti durante il periodo del lockdown, ma una identità digitale trust e riconosciuta in rete per andare a dialogare e a consumare i contenuti che la pubblica amministrazione ha messo in rete. Quindi una trasformazione non soltanto nei consumi, ma anche in quali consumi abbiamo utilizzato e abbiamo consumato in questi ultimi 6 mesi. Se vogliamo guardare anche un altro aspetto, quello dei consumi dei contenuti di entertainment, ci vengono in aiuto un po' i dati del nostro osservatorio EY sui video OTT. Tra gennaio 2020 e aprile 2020 abbiamo fatto un incremento di quasi 2 milioni di nuovi abbonamenti pay OTT al netto delle piattaforme sportive che sappiamo che hanno sofferto in quel periodo, che sono tipicamente gli incrementi che facciamo in tre quarter di un anno normale. Quindi senza dubbio possiamo dire che durante il Covid ha modificato in maniera irreversibile quelli che sono i consumi digitali della nostra popolazione internet. Vediamo l'altro aspetto, l'aspetto dell'offerta. Chi sono questi digital service provider? Beh, durante il periodo del Covid, le aziende che offrivano servizi online hanno dovuto carrozzarsi per l'eccesso di domanda che c'è stata, altre cambiare completamente quelli che sono stati il proprio business model per portare servizi in rete, altri invece hanno avuto la conferma del loro business model, la conferma di un business model già digitale. Se possiamo vedere le slide, perfetto, questa slide qua, come mostra questa complicatissima immagine fatta da qualche collega, da qualche mio collega in giro per il mondo, la trasformazione digitale verso i digital service provider non è un qualcosa che si improvvisa, non è un qualcosa che si fa in pochi giorni, ma è una trasformazione strutturale che tocca tanti ambiti diversi e che conduce a cosa? Conduce a un
a un reinventare il business model delle aziende, un business model quindi anche un flusso di ricavi che l'azienda può realizzare con questo nuovo modello di business. Chi sono i digital service provider? I digital service provider, è sempre una definizione del collega che ha realizzato questa complicatissima immagine, sono delle aziende online, sono delle aziende che gestiscono un business real time, che sono capaci di gestire moli importanti di dati che vengono sviluppati da differenti device, ma soprattutto che sono in grado anche di offrire differenti tipologie di servizi ai propri clienti. È stato veramente una scoperta, il dato che possiamo vedere sulla destra della slide, cioè un'ultima ricerca fatta proprio, conclusa proprio qualche settimana fa, sui consumi delle imprese, delle nostre imprese italiane, dove è emerso che soprattutto le aziende che hanno sofferto di più la crisi economica del Covid, cioè gli alberghi, i ristoranti, il commercio al dettaglio, l'industria, hanno individuato nell'ICT e nell'investimento nell'ICT come una chiave per cambiare registro. Infatti il 26% delle imprese con più di 250 addetti ha dichiarato che incrementerà gli investimenti in ICT. Questo è un dato veramente che non vediamo da anni. Rispetto agli anni passati quel numero era un qualcosa che stentava ad arrivare al 3-4%. Quest'anno abbiamo registrato un più 26%. Questo significa che le aziende hanno incominciato a individuare nell'ICT una leva importante per rispondere a un cambiamento che purtroppo è arrivato con l'emergenza Covid. Qual è la roadmap che noi vediamo in termini di trasformazione digitale? Secondo noi bisogna toccare quattro punti importanti per avviare questa trasformazione: le infrastrutture, l'ingaggio dei clienti, automatizzare il più possibile i processi aziendali e, in ultimo, un ecosistema pervasivo. Proviamo a declinare un attimo questi quattro punti. Che significa infrastrutture? Che significa investire nelle infrastrutture? Significa ripensarle in un'ottica di softwareizzazione e di virtualizzazione, che in poche parole significa avere un'infrastruttura programmabile, se la vogliamo dire in termini IT. Cioè un'infrastruttura che riesce a star dietro alle esigenze dell'azienda o interne o esterne che vengono create dai propri clienti. Secondo punto, ingaggio, nuovi modelli di ingaggio. Importantissimo non solo nuovi modelli di ingaggio per i propri clienti, quindi customer experience, quindi fondamentale, ma è importante ingaggiare anche tutti gli altri stakeholder dell'azienda, i partner, i fornitori, cercarli di introdurre verso piattaforme tecnologiche che sono in grado di misurare le performance e gli SLA di questi fornitori. E naturalmente l'ingaggio degli employee, che sono un altro pezzo importante dell'azienda. Processi sempre più snelli, sempre più automatizzati ci rendono di semplificare e di accorciare la catena che ci porta a risolvere dei problemi sia interni che esterni verso i nostri clienti. E in ultimo, un ecosistema pervasivo significa un ecosistema che ti permette a te azienda di andare a intercettare tanti bisogni e tante necessità che arrivano da settori diversi e con caratteristiche diverse. Quindi la trasformazione tocca diversi ambiti, la si può declinare in tanti modi diversi, in un'omnicanalità a 360 gradi, in un business model, adottare un business model che è di un settore adiacente e non del tuo tradizionale, piuttosto che utilizzare i dati come asset sia per risolvere problemi interni ma per creare nuovi servizi che puoi portare sul mercato. Quindi la si può declinare in tanti modi diversi e ne avremo un po' di esempi oggi. Vado a chiudere. Ci sono tanti esempi, ne volevo soltanto portare uno, anche perché poi avremo tanti altri casi di successo qui al nostro tavolo. Rakuten è un operatore che ha servizi di telefonia mobile 4G e 5G, che ha investito nella trasformazione verso un digital service provider soprattutto sulla parte infrastruttura. Ha cercato di softwareizzare e rendere l'infrastruttura telco
un'infrastruttura IT a servizio delle TLC, quindi un'infrastruttura che poteva essere appunto programmabile, che potesse seguire i bisogni e i crescenti bisogni della customer base, un'infrastruttura che seguiva dettami IT e non TLC. Questo è solo uno degli esempi di quello che può essere, di come può essere declinata la digital transformation verso questi modelli di digital service provider, ma come dicevo, ogni azienda deve, a seconda dei suoi asset che vuole valorizzare, deve valorizzare, a seconda di quello che vuole essere il posizionamento di mercato di questa azienda, può interpretare la propria trasformazione digitale verso questi nuovi servizi. Quindi spero di aver dato un po' di elementi utili per la discussione e ti passo la parola, Raffaele. Grazie Silvio, senz'altro ci hai già illuminato con una serie di dati che ci aiutano a capire quello che è successo e come si sta muovendo questo ecosistema. Anch'io, preparando questo incontro, ho provato a fare un giochino, diciamo. Sono andato a prendere gli archivi dei quotidiani, che ovviamente sono digitali, al giorno d'oggi, e ho cercato quante volte abbiamo utilizzato la parola digitale su una pagina di giornale, sulla stampa italiana, tra più o meno era l'inizio di aprile e la fine di settembre, quindi subito dopo, diciamo, il picco dell'emergenza proprio sanitaria. Pensate che la parola digitale ricorre in 9.831 pagine sulla stampa italiana in questo periodo. Sono tante, sono poche. Se voi considerate il grande dizionario italiano della Garzanti, ha 2.880 pagine, eravamo a 9.831. La parola pensioni nello stesso periodo si trovava in 1.436 pagine, quindi ogni volta che noi giornalisti abbiamo scritto la parola pensioni avevamo già scritto altre 7 volte digitale, largo circa. Siamo per carità italiani, ecco, per cui amore 15.000 pagine, calcio 14.500 pagine, però tasse solo 5.400, vacanze 5.900, quindi ci siamo preoccupati più del digitale che delle vacanze. Se ricercate la ricorrenza di imprese e digitali in contemporanea, scendiamo a 2.185, ma pizza, per esempio, si ferma a 1.100. Quindi abbiamo parlato più di imprese digitali che di pizza. Tutto questo per dire che cosa? Ci dà, secondo me, la misura di quanto stiamo parlando di digitali. Io ho la presunzione che la stampa sia ancora il luogo in cui si parla delle cose importanti per il paese, anche per la famosa casalinga di Voghera, no? Un altro caso sarà forse banale per gli addetti ai lavori, ma è stato Zoom, no? Allora, tu citavi l'immagine dei nonni e nipotini che si parlano su Zoom. Ecco, abbiamo avuto senz'altro questo boom di una società che nasceva come società di nicchia, si è scoperta mass market per necessità di tutto il mondo nel giro di pochissimo tempo, e anzi ha imposto agli altri di inseguire, no? Le varie Microsoft, Google, tutte si sono ritrovate un po' a inseguire. Ecco, perché ha vinto? Perché abbiamo scoperto, una volta che abbiamo rotto il muro del digitale, che non solo le cose in digitale si possono fare, ma sono anche facili da fare, se c'è qualcuno che ci dà il modo di farle in maniera semplice. Ecco. Quindi, come primo spunto, Filippo Giannelli, che è Country Manager Italy di ServiceNow, volevo proprio proporre questo tema. Quando la semplicità dell'utilizzo del digitale si propone all'utente, vince. Però dietro c'è una grandissima complicazione tecnologica, di modelli di business. Quindi quanto è importante affermare la semplicità del vestito che si impone sulla complicazione tecnologica che ne sta alle spalle? La domanda è assolutamente pertinente, anche perché abbiamo visto che ormai sono anni che il digitale è entrato nelle nostre vite, sia da un punto di vista, come possiamo dire, giornaliero, perché tutti quanti siamo dei consumatori digitali, direi accaniti. Usiamo, compriamo su internet, consumiamo contenuti digitali, prenotiamo viaggi, tutto quanto con uno strumento che, ne avessimo parlato solo 15 anni fa, avremmo ritenuto follia poterlo togliere. Diventa invece il nostro strumento indispensabile, uno strumento per pagare, uno strumento che serve, il nostro telefono, il nostro smartphone, per fare qualsiasi cosa. Perché ha avuto questa diffusione così importante? Perché è estremamente semplice. Perché nel 2007, quando la Apple ebbe l'idea di tirare fuori questo oggetto iPhone, ha cambiato totalmente il paradigma di installazione delle app, del consumo. E questo ha fatto sì che tutto ciò che fosse dietro, quella complessità, fosse trasparente per l'utente. E questo è uno dei punti fondamentali, fare in modo che quella complessità non influisca assolutamente sul mio comportamento, sia come consumatore digitale che come lavoratore digitale. Noi in ServiceNow, diciamo, il nostro motto è, in inglese, è We make the world of work work better for people. Cioè indirizziamo il mondo del lavoro e le persone. Vogliamo che la tecnologia realmente sia
semplificativa per le persone e abbia un valore che possiamo rigiocare anche personalmente. Ma questo dove? Dov'è il grande passo? Il grande passo è all'interno della propria organizzazione. Lo sappiamo tutti che dipendenti felici riescono a dare un servizio migliore. Lo sappiamo tutti che il concetto di cambiamento non è un concetto facile. Tant'è vero che anche io sono andato su internet a controllare una cosa. Innovazione, parliamo continuamente di innovazione, ma da dove viene l'innovazione? È una parola che nasce nel XV secolo e vuol dire proprio cambiare il modo di fare le cose. Ma quando è che si cambia il modo di fare le cose? Quando è semplice, quando è intuitivo e soprattutto quando mi costa una fatica inferiore, perché così posso liberare tempo per fare altre cose. Nell'ambito dei digital service provider, chiedo se è possibile mandare le slide, quello che abbiamo visto noi è che i service provider stavano già affrontando delle sfide fondamentali. Cioè la customer experience sta diventando sempre più importante. Netflix ha alzato il livello della richiesta in maniera drammatica da un punto di vista utente. Le organizzazioni complesse a silos che erano state fatte proprio per deliverare alcuni tipi di contenuti adesso stanno diventando un freno e vediamo come si stia cercando di cambiarle, ma ugualmente gli investimenti tecnologici sono continui e richiesti ogni volta. Abbiamo fatto proprio l'esempio prima, e lo faceva Silvio, sul mercato dei servizi streaming OTT. In questo caso stiamo parlando di una crescita esponenziale su dei numeri che risultano essere fanno quasi paura a guardarli, cioè 400 billion, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi denominatori, prendendo questo esempio specifico, si portano sia sulla parte di produzione del contenuto digitale, sia sulla parte della fruizione, sia soprattutto sull'engagement e la retention dei clienti. Sappiamo quanto sia facile poter togliere il mio abbonamento e passare a un altro provider. È una questione estremamente... è un paradigma che era già presente. Quello però che ci dobbiamo chiedere è che i service provider hanno già questa competenza, probabilmente sul mercato sono quelli che tecnologicamente possono dare molto di più di tutti gli altri settori di industria, ma ciò che li ha portati dove sono oggi? Sono gli stessi fondamentali che li porteranno dove serve domani? E dove stiamo andando? Questa è la vera domanda. Quello che vediamo noi è che sia sui canali tradizionali bisogna trasformarli totalmente in canali digitali, il che non vuol dire togliere un call center, il che non vuol dire mantenere un rapporto con il cliente finale, vuol dire avere un'esperienza che diciamo omnichannel, su tutti i canali in maniera indivisa. I processi tradizionali sicuramente devono essere ottimizzati, l'automazione è un punto chiave. Questo permette di abbattere i costi, permette di dedicare le risorse a task che non siano ripetitivi e quindi a basso valore, ma a concentrarsi sul cliente. E ovviamente sui silos organizzativi è chiaro che l'organizzazione integrata è una straordinaria parola, ma deve essere messa in pratica con processi di change management. Quello che noi vediamo è agire sia sulla complessità del back-end, quindi su quello che c'è dietro, per far sì che questa complessità venga mascherata, ma rendendo al contempo facile tutto quello che c'è davanti, sia per il consumatore, per il cliente finale, per il fornitore, per il dipendente, per colui che è al centro della trasformazione digitale. Questa è la nostra missione. Si declina in diversi modi, ma quello che abbiamo visto durante la pandemia è che chi aveva già questi modelli orientati a piattaforme flessibili che potessero gestire i picchi sia in alto che in basso, perché potete aver visto come alcuni settori sono andati assolutamente nell'abisso, no? Per poi adesso risalire. Altri invece sono stati stressati oltre misura. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che queste oscillazioni saranno sempre di più il punto su cui interrogarsi e su cui dare una soluzione. Anche perché nel momento in cui il servizio va giù, il cliente, indipendentemente dalla condizione in cui è, a casa in pandemia, in lockdown, per strada o quando tutto questo sarà finito ci saranno altri modelli, questo deve essere sicuramente un punto che mi deve permettere di garantire la continuità del servizio e di capire come migliorarlo. Si parlava di configurabilità della piattaforma, è un punto fondamentale. Quanti servizi vengono lanciati? Mi verrebbe da dire ogni mese. In realtà adesso il time frame temporale è ogni settimana per più volte, non vorrei dire giornalmente. Però è questo il punto. Se non c'è una piattaforma che mi permette dal back-end, organizzazione,
partner che gestiscono tutto ciò, cliente finale, in un'ottica di creazione di quella che possiamo dire una community, anche perché chi ha bisogno di un servizio fondamentale non è più visto solo come un cliente, ma come facente parte di questo concetto. Quello che ci poniamo noi proprio come obiettivo è di creare e mettere a disposizione una piattaforma che abbia tutto questo tipo di caratteristiche, che mi permetta di evolvere, che mi permetta di mettere a terra il mio servizio in tempi pari a zero, che mi permetta di essere facile nel raggiungere il cliente, che mi permetta anche di capire qual è il canale migliore. Molto spesso, no? Ci sono, ovviamente, a seconda della fascia di età, della zona territoriale, dell'approccio alla tecnologia, diversi canali. L'importante è sfruttare quello giusto dando il valore. Non parlerò di dati, non parlerò di tutto quello che è il vantaggio di avere un'unica piattaforma, ma è essenzialmente questo il concetto. Questo ci ha portato, in questo caso, potete ben immaginare come discutevamo precedentemente, come lanciare un servizio di streaming durante poco prima del lockdown, come quello di Disney Plus, sia stato un punto fondamentale. Ecco, questo è un nostro grande cliente, dove secondo me i numeri parlano da soli. Per dare un'esperienza univoca da ogni punto di vista, si stava parlando di avere 50 milioni di subscriber nel giro di pochi mesi. Potete ben capire quale può essere l'impatto in termini di gestione di questo servizio. Potete ben capire cosa vuol dire dare un servizio di livello e far sì che il feedback sia sempre quello che ci aspettiamo. Tutto questo senza nessuna disruption, senza nessun tipo di impatto sul cliente finale, garantendogli il servizio che merita e soprattutto dandogli la capacità di poter scegliere. Beh, insomma, diciamo che ci hai, anche tu ci hai veramente dato un quadro assolutamente interessante. Chi senz'altro ha lavorato in questi mesi a lanciare un nuovo servizio, e chiamo subito in causa Gigliola Falvo, che è Senior Director Broadband di Sky. Insomma, siete stati interessati da senz'altro una grande rivoluzione con il lancio di Sky Wi-Fi. Mi riallaccio a quello che abbiamo appena sentito. Senz'altro il discorso dell'engagement del cliente, abbiamo visto i numeri di Disney Plus, immagino abbia rappresentato anche per voi un tema centrale, cioè di lanciare un servizio, portarlo a una base di clientela, ingaggiarla e poi seguirla. Abbiamo visto quei numeri sulle chat che ci hai appena fatto vedere, insomma uno sforzo senz'altro significativo. Ecco, tra l'altro mi ricollego anche a un altro tema, sentivo proprio ieri l'amministratore delegato Ibarra che citava un dato nell'ambito della plenaria del Digital Summit e parlava di streaming video che ormai occupano l'80% del download dalla rete, e credo che sia un dato anche che si sta stabilizzando, no? Nonostante la vita sia un po' ripartita normalmente. Ecco, quindi Gigi, come avete gestito questo lancio così importante per voi, questo passo nella telco? Intanto grazie, buonasera a tutti. Beh sì, un'impresa straordinaria, la definirei così. Effettivamente abbiamo vissuto prima e dopo appunto il periodo del lockdown, effettivamente in un periodo di grande trasformazione, diciamo così, da un punto di vista del nostro cliente finale, di tutti noi direi. E questo è stato un po' il nostro punto di partenza dall'inizio della concezione del servizio, nel pensare questo nuovo servizio che da pochi mesi ovviamente ha visto la luce, abbiamo appena appunto lanciato. Ossia creare, concepire un qualcosa intorno proprio al cliente, intorno alla famiglia. Perché effettivamente siamo passati da un consumo, come veniva detto, no? Un traffico dati è passato dal 60 all'80%, e chissà, forse sì, si stabilizzerà o crescerà ancora di più. E questo è stato un po' il punto di partenza, cioè creare un servizio che avvolgesse in qualche modo intorno alla famiglia, intorno al cliente. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto cercando di creare un qualcosa che io chiamo senza pensieri. E per creare una cosa senza pensieri significa pensare, come veniva detto poc'anzi, a un tema di semplicità. E allora abbiamo ricercato quella semplicità da un punto di vista proprio della concezione del prodotto e quindi del servizio.
Un prodotto abbiamo mirato all'eccellenza, perché per essere un service provider d'eccellenza devi puntare a un prodotto di eccellenza, quindi sono stati grossi investimenti nell'infrastruttura, quindi una infrastruttura di ultima generazione, in quello che è il mondo a casa del cliente, quindi no, l'hub, un hub addirittura intelligente, capace di imparare dal comportamento del cliente, quindi della famiglia, quindi da un punto di vista dell'utilizzo dei dati, da un punto di vista di dove, degli spazi della casa e da un punto di vista anche di quegli orari di punta, no? Perché poi parliamo di un consumo di video esagerato, no? Che è salito tantissimo, pensiamo anche a quegli upload contemporanei che si fanno da diversi device. Anche questo è una cosa nuova, no? Prima non c'era, era difficile immaginarsi una contemporaneità, no? In questi utilizzi. Oppure attraverso anche un'app che permette, diciamo un po' è quella che noi definiamo il telecomando del nostro hub, che permette anche di personalizzare l'utilizzo del servizio in maniera proprio, posso decidere se mia figlia da quando a quando può essere connessa oppure no, quindi molto, molto puntuale. E poi ci siamo dedicati al servizio guardandoci un attimo intorno, e questo forse è un punto anche importante, per me un digital service provider non deve mai dimenticare di guardarsi intorno. Che significa? Significa intanto partire da quelli che sono, come vengono definiti, i pain points, così l'abbiamo chiamato, no? delle telco chiamiamole così tradizionali, quindi intanto per entrare in un settore ovviamente è bene studiare e imparare bene quello che è il campo di gioco, sempre però da un punto di vista appunto del cliente, no? Banalmente si fa una divisione di connettività e poi si aspetta che qualcuno ti chiami per venire a fare la famosa installazione, ecco quei momenti di buio che possono essere anche ore ma che creano un po' di mal di pancia al cliente. Però non solo telco, siamo andati a vedere fuori verso altre industry, perché in qualche modo il comportamento cliente, il comportamento di tutti noi, perché noi siamo clienti, è dettato da quelle che sono le modalità con cui siamo abituati ad affacciarsi ai vari servizi. Quindi pensiamo all'e-commerce, quindi anche lì abbiamo preso spunto, no? Quindi avere il tracking dell'installatore che sta venendo a casa tua, un po' in una logica magari Uber, che vista così non c'entra niente rispetto a un servizio telco. E perché? Perché siamo tutti sollecitati e quindi cambiamo il nostro modo, no? I nostri comportamenti in questo senso. L'altro ingrediente importante è saperlo anche far evolvere, no? questo servizio, perché il comportamento dell'utente evolve, no? Perché è sempre stimolato e sollecitato. E allora anche lì avere intanto quella anche umiltà di pensare che non è che all'inizio, no? Quello che hai pensato, che hai progettato, che hai disegnato in prima battuta non è sempre perfetto, no? Quindi avere anche quella agilità e velocità di rimetterlo nella giusta direzione, ma soprattutto poter seguire quello che è un'evoluzione anche del comportamento clienti. Cito l'ultima cosa perché per me è stata un'esperienza importante, diciamo tutti che guardiamo fuori, no? Esperienze fuori, eccetera. Poi siamo presi dalla quotidianità, dalla pressione di tutti i giorni e facciamo spesso un po' fatica, no? a staccarci. Io ho iniziato Sky, sono arrivata proprio all'inizio, diciamo così, dell'implementazione di Sky Wi-Fi. La prima cosa che ho fatto dopo 2 mesi, insieme a un team ovviamente di colleghi, siamo andati in India a incontrare un operatore telefonico, si chiama Jio. Siamo andati a Mumbai, molto, molto noto e conosciuto, nato nel 2016, quindi una start-up anche loro, se vogliamo, no? Nel mondo delle telco. E quindi guardare fuori deve essere anche molta convinzione, determinazione farlo. Stiamo parlando di un operatore che nel mobile ha 380 milioni di clienti, per dare solo qualche... No, nel 2019 ha lanciato la rete fissa. E la cosa che mi aveva colpito molto di questo operatore era proprio quell'ecosistema di servizi digitali che aveva... stava realizzando e aveva realizzato già intorno al consumatore finale. Ecco, questi per me sono degli ingredienti fondamentali per diciamo così essere un digital service provider di eccellenza con dei servizi diciamo così esperienza di eccellenza. Grazie Gigliola. Se ognuno dei relatori pone un numero di queste dimensioni, ci ritroviamo alla fine del panel schiacciati dalla vastità degli argomenti che stiamo affrontando. Walter Renna, CEO di Fastweb. Abbiamo ascoltato un percorso in una direzione, ma c'è anche chi come Fastweb sta puntando a diventare un net OTT, un OTT della rete.
Che cosa vuol dire in questo momento fare questo percorso di evoluzione in questa direzione? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi invitato a questo evento. Tutto parte da una considerazione, che il mondo intorno a noi è cambiato, sta cambiando velocemente e le abitudini di consumo sono diverse. Perché? Perché siamo abituati a un'esperienza che è OTT. Quindi partiamo da questo punto di vista. Tutto quello che facciamo è costantemente influenzato da questa esperienza che viviamo con questi provider che sono davvero il riferimento come esperienza digitale per i clienti. Sono semplici, sono rapidi, risolvono i problemi immediatamente, hanno abituato i clienti, i consumatori, ad un mondo diverso, più veloce, più efficace, che funziona sempre. E noi non possiamo restare indietro rispetto a questo mondo che si evolve in quella direzione. Un'altra considerazione è che se guardiamo un po' oltre e guardiamo in ottica prospettica, le reti di telecomunicazioni pian piano perderanno quei confini classici, la rete fissa, la rete mobile, questi confini pian piano diventeranno sempre più labili. A un certo punto non distingueremo più la rete su cui siamo collegati. Anche i device probabilmente spariranno. Quindi se questo è il mondo che ci aspetta, dobbiamo essere pronti a intercettare questo mondo. Un altro fattore che mi preme citare è che tutto questo è possibile solo se hai alti standard di sicurezza e di privacy. Gli OTT esistono perché garantiscono un livello di sicurezza dei tuoi dati. Poi l'utilizzo dei dati è discutibile, ma di sicuro li proteggono. Quindi questi sono i trend che abbiamo visto di fronte a noi e quindi ci siamo lanciati in questa sfida, diventare un net OTT, un OTT infrastrutturato. Come si fa? Si parte dalla rete, di nuovo. La rete di Fastweb è noi la definiamo la più innovativa che c'è in Italia perché coniuga una copertura FTTH in aree nere, quindi le aree più densamente popolate, ad una copertura che è in corso di aree grigie, aree bianche, quindi le aree più remote, con una copertura FWA 5G, quindi una rete wireless che però dà prestazioni a livello di giga. E nel frattempo stiamo anche facendo un rollout di infrastruttura mobile 5G, quindi prospetticamente andiamo in un mondo in cui il 5G sarà molto pervasivo. Questo è il layer infrastrutturale, ma dopo bisogna montarci su una piattaforma OTT. Che cosa significa? Gli esempi sono stati fatti e devo dire che rivedere nelle slide il percorso che stiamo facendo è interessante, anche se non le avevo mai viste. Però Rakuten, Jio, tutti questi nuovi operatori hanno un percorso in cui viene separata la rete dai servizi. Questo è il concetto fondamentale. Quindi noi internamente diciamo scordiamoci della rete, i servizi sono per il cliente, la rete deve fare un altro mestiere, deve fare la rete, deve dirigere il traffico. Questa separazione permette di ridurre e minimizzare la complessità, che significa automazione, che significa rendere la rete intelligente e capace di autosistemarsi, di autoadattarsi e di rispondere immediatamente agli stimoli che vengono dai clienti. La riduzione della separazione, la separazione tra rete e servizi, quindi semplifica anche i servizi stessi e quindi stiamo riprogettando il servizio in ottica totalmente digitale. Quindi non è omnicanalità, per noi è l'esperienza digitale via web e il riferimento, sono gli altri canali che devono seguire questo tipo di esperienza. E bisogna tagliare la burocratizzazione. Purtroppo il settore delle telco è molto burocratico, ci sono tante regole, ma bisogna essere capaci di reinventarsi un modello, un servizio che sia molto più in linea a quella che è un'esperienza che tutti noi abbiamo quotidianamente con gli OTT. E da ultimo la semplicità, è stata citata più volte, ma senza semplicità non ci arriveremo mai neanche a competere minimamente con OTT. Semplicità significa evitare il ripetersi di mille processi quando ne basterebbero pochi standardizzati, automatizzati, poche offerte, tutti concetti che sono belli da dire ma difficili poi da applicare nella realtà. Però una strada da questo punto di vista noi la stiamo percorrendo e volevo solo citare l'ultimo capitolo di questa strategia che è quello culturale. Per noi non è un capitolo organizzativo ma è culturale, perché l'organizzazione viene dopo. C'è prima una cultura diversa di pensare questo tipo di evoluzione di strategia.
abbiamo smontato quelli che sono i silos, abbiamo smontato quelle che sono le gerarchie classiche, ma tutto quello che noi costruiamo, progettiamo, viene fatto da team interfunzionali dove l'appartenenza a un dipartimento a un altro è superfluo. E stare insieme, progettare un'esperienza end-to-end è fondamentale. E si applicano i principi che potete immaginare, oggi vanno molto di moda, il design thinking, l'agile, il DevOps. Sono tante sigle per dire si sta insieme tutti in una stanza, si lavora, si progetta e si sviluppa tutti insieme. Lo sviluppatore fa lo sviluppatore, ma interviene anche sul concept. Il marketing interviene anche sul modello di sviluppo. Questo è un modello nuovo, è una cultura nuova di approcciare l'innovazione molto più vicina a quello di OTT. Grazie Walter, grazie, perché senz'altro avremo modo di tornare anche sul tema appunto dell'organizzazione all'interno. Sia nel tuo discorso che in quello di Gigliola prima abbiamo parlato, no, di reti intelligenti, reti che si adattano, quindi c'è sempre più la possibilità per l'operatore di proporsi anche come digital service provider, ma anche di conoscere meglio il suo cliente e quindi adattarsi nell'offerta. La mole di dati diventa anche però un'opportunità, quindi un flusso di revenue banalmente per le aziende stesse. A Matteo Piccolo, che è Advisors Europe Lead di Mastercard e che è collegato con noi in streaming e che ringrazio, volevo proporre proprio questo tema, no? Quindi la possibilità di sfruttare il dato, di farlo diventare sia la possibilità di targetizzare meglio l'offerta sul cliente, ma anche oggettivamente un flusso di revenue. Un dato che è stato citato durante la plenaria del Digital Summit: solo i modelli di business legati alla data economy per l'Italia potrebbero valere il 2,8% del PIL, 50 miliardi di euro. Il turismo è al 5%, cioè siamo il paese più bello del mondo e potremmo fare comunque una cifra significativa con questi modelli di business. Matteo, come vedi questo aspetto appunto dell'utilizzo del dato per rispondere all'esigenza del cliente, ma anche per creare delle vere e proprie linee di business? Sì, grazie, buon pomeriggio. Sicuramente è un filone in forte sviluppo, non è in forte sviluppo da pochi anni, se ne parla ormai da una decina d'anni. Lì secondo me la complessità è più quella di cercare di individuare dei filoni di business che siano poi sostenibili e che siano attuabili in coerenza con le normative esistenti. Sentivo parlare prima di sicurezza e privacy, che sono due temi centrali non solo per l'Italia, ma sono diventati due temi centrali per l'Europa e anche per le altre nazioni che sempre di più si stanno interfacciando con le tematiche legate al mondo della privacy. Devo dire che ho ascoltato con molto interesse gli interventi dei colleghi e la prima differenza che trovo tra Mastercard e gli interventi fatti prima è che noi non ci sentiamo un vero digital service provider, ma più un abilitatore di servizi digitali, quindi forse siamo a livello organizzativo un livello sotto rispetto al tipo di rapporto che oggi viene instaurato direttamente col consumatore finale, perché siamo di fatto un operatore B2B. Di fronte a questo spostamento progressivo verso il digitale, non abbiamo avuto bisogno di sviluppare una nuova infrastruttura a partire da una fisica o da una preesistente, perché il pagamento di fatto avviene già in una logica digitale. Ogni operazione di pagamento è di fatto uno scambio di dati transazionali che viaggia su un'infrastruttura completamente digitale e sicura, e questo è sempre vero sia nel mondo dei pagamenti fisici, ma in qualche modo ancora di più nel mondo dell'e-commerce, e quindi i dati che citavate assumono una rilevanza ancora maggiore, perché qui di fatto la user experience, compreso l'atto di pagamento e poi il momento finale, avviene completamente in un contesto digitale. Come Mastercard ci siamo interrogati, ormai circa 10-12 anni fa, su come evolvere il nostro modello di business rispetto al modello core di pagamento. Abbiamo oggi circa 2 miliardi e mezzo di carte nel mondo e processiamo circa 50 billion di transazioni, quindi una mole di dati davvero enorme, e ci siamo proprio interrogati su come evolvere il nostro modello di business e fare in modo che questi dati potessero diventare degli insight utili per i nostri clienti, e poi come aiutare di fatto i clienti a convertire questi insight in azioni che fossero in qualche modo efficaci, ma soprattutto misurabili. E appunto abbiamo iniziato con modelli semplici, no? di reporting e business intelligence, e poi abbiamo in qualche modo sviluppato l'offerta cercando di assistere i nostri clienti con una sorta di supporto a 360 gradi, dove il dato è a tutti gli effetti l'abilitatore del servizio. E qui
il sistema Covid e quello che abbiamo vissuto recentemente, cioè anche offerto alcuni spunti per evolvere lo stack, alcune cose che possono sembrare banali, ma avere accesso a tale quantità di dati che consente di anticipare quelli che sono i trend del mercato e di capire in tempo quasi reale gli andamenti macroeconomici. Questo ci è servito molto nelle conversazioni che abbiamo avuto con i governi di tutta Europa nella fase di immediato recovery dopo il Covid, cioè provare a fornire informazioni quasi in tempo reale su quello che succedeva in determinate industrie o in determinati contesti, al di là del fattore positivo connesso all'e-commerce. E poi altri diciamo, temi importanti secondo me sono quelli legati al supporto di alcune categorie specifiche come i piccoli esercenti, come poter dare una mano ai piccoli esercenti nel capire il loro posizionamento rispetto al mercato. Questo è un tema centrale, perché se è vero che il lockdown e il Covid ci hanno lasciato un più 30% sull'e-commerce e un dato importante lato Mastercard, un più 8% dei nostri clienti che per la prima volta ha usato gli strumenti di pagamento sull'e-commerce, che è un dato veramente significativo, è anche vero che ha segnato la riscoperta dei negozi di prossimità, che in questo momento devono essere aiutati a stabilizzare la crescita e magari evolversi verso il digitale. Quindi diciamo, i dati di pagamento rappresentano in questo momento, a mio avviso, uno degli elementi centrali che possono sostenere anche il rilancio dell'economia. Grazie Matteo. Prego, scusami, stavi concludendo. No, ricollegandomi a quello che si diceva prima sui modelli organizzativi e anche un po' cercare di essere i promotori di una certa semplicità interna per far sì che poi questa semplicità si possa anche riportare nei servizi. Ovviamente questo cambiamento e questo spostamento verso il modello dei servizi ha comportato poi per noi, anche dal punto di vista operativo, una sorta di rivoluzione copernicana, dal punto di vista degli investimenti interni, dal punto di vista della qualità delle risorse da mettere in campo. Quindi diciamo, l'evoluzione dei servizi ha seguito da un lato l'evoluzione tecnologica, ma nel nostro caso diciamo un po' in logica, come posso dire, complementare rispetto al core business. Perfetto Matteo, grazie. Passo la parola ad Alberto Bruno, Head of Business Strategy per Mediaset. Alberto, voi diciamo che, come abbiamo appena sentito il racconto di Matteo, comunque un'azienda che già era presente insomma sul digitale, voi l'esperimento, no, con lo streaming lo conoscete dal 2008, siete un broadcaster tradizionale che ha già affiancato altri tipi di piattaforme. Insomma, abbiamo sentito tantissimi numeri di questa crescita. Voi come pensate che sia il caso per un operatore, un broadcaster come voi, di intercettare questo boom che ha avuto lo streaming? Beh, lato nostro lavoriamo da parecchio sulla ibridazione delle piattaforme diciamo trasmissive e delle modalità con cui raggiungere i nostri utenti, alcuni dei nostri contenuti, che poi è di fatto la nostra missione. Devo dire che nel tempo l'approccio è molto cambiato ed è cambiato di fatto culturalmente, perché quando un broadcaster tradizionale si è approcciato alla rete, di fatto si è approcciato al digitale come un nuovo mezzo trasmissivo, il che è un po' un approccio puramente ingegneristico. In realtà il digitale è un ambiente mediale completo, che cambia totalmente la relazione fra chi produce media, tra l'editore diciamo, di contenuti e il suo utente. Di base, quello che si dice passare da spettatore a utente è una parola semplice dietro la quale c'è una grandissima complessità, che significa riprogettare l'offerta editoriale partendo dalla user experience e immaginando essenzialmente un cambiamento dei processi interni che è impermeato da una diversa conoscenza dell'utente. Cioè la cosa veramente diversa del digitale rispetto a molti molti altri mezzi trasmissivi o mezzi per raggiungere l'utente finale è l'immediatezza dei feedback, che è un'altra delle cose fondamentali in cui si sa esattamente o quasi esattamente che cosa ogni singolo potenziale utente apprezza, vede, consuma. E questo è completamente diverso se pensate a quello che è un approccio di un media tradizionale, in cui di fatto gli utenti vengono spesso visti in aggregato. Ora, il cambiamento della percezione dell'utente e il cambiamento dell'offerta editoriale vanno insieme,
e di fatto hanno portato a ridefinire proprio le funzioni professionali all'interno dell'azienda, o comunque di parte dell'azienda, sempre più importante. Tanto per farvi degli esempi, il concetto di palinsesto, che per un broadcaster tradizionale ovviamente è fondamentale, cambia completamente nel momento in cui in qualsiasi momento un proprio cliente o utente ha a disposizione 5, 6, 10.000 contenuti fra cui scegliere, e la professionalità di chi costruisce un palinsesto, un'offerta editoriale, cambia nel dover gestire la complessità attraverso algoritmi, ad esempio, cambiando quindi, dovendo imperniare questa conoscenza algoritmica con quella che è la conoscenza tradizionale del fare televisione, del fare editore. Nello stesso modo la promozione tradizionale di un contenuto diventa sempre di più engagement degli utenti su tutte le piattaforme, su tutti i touch point attraverso i quali li si possono raggiungere. Senza parlare naturalmente di quella che è la produzione dei contenuti, cioè conoscere un utente non direttamente naturalmente, ma a un livello di dettaglio molto maggiore rispetto a quelli che sono i dati di ascolto tradizionali di cui si è sempre parlato, significa rendersi conto che il pubblico, anche quello generalista, è essenzialmente un dipinto fatto da tantissimi pubblici molto diversi, e attraverso la conoscenza di questi pubblici, di che cosa consumano e quali sono le storie che amano sentire raccontare, di fatto significa riprogettare anche i contenuti più generalisti affinché ci siano delle narrative che interessino i diversi pubblici. Non esiste più un pubblico, esistono tantissimi pubblici, sono sempre esistiti in realtà, il punto è che non li vedevamo, e questo il digitale consente di conoscerlo. E naturalmente in un ambiente così fluido e così liquido è naturale anche evolvere quelli che sono gli aspetti di monetizzazione. Non esiste un solo modello di business sul digitale, ma si possono compenetrare diversi modelli di business. Non esiste un'offerta free e un'offerta pay, ma moltissime scale, diciamo, di grigio dall'una all'altra, e la capacità di conoscere il proprio utente e di offrirgli il contenuto migliore, nella modalità migliore, sul mezzo migliore, è veramente la chiave che in fondo distingue un digital service provider da quello che è forse un operatore più tradizionale, diciamo. Grazie Alberto. Io credo che, Filippo, vengo a te, credo che ci sia un elemento molto interessante in quello che abbiamo appena sentito da Alberto, cioè l'emergere dell'esigenza del cliente, che io adesso posso leggere, intercettare, seguire, tracciare istante per istante, che comporta una profonda e una radicale trasformazione all'interno dell'organizzazione. È necessario che ci siano ovviamente le competenze, le figure preposte, capaci di interpretare questo cambiamento e questo gusto che si evolve da parte del cliente. Ecco, quindi in un momento straordinario in cui abbiamo vissuto, no, tutti noi la corsa allo smart working, è oggettivamente stato un momento difficile per lavorare. Abbiamo scoperto che si possono fare molte cose, ma gestirle non è stato semplice. Nella trasformazione dell'organizzazione in digital service provider c'è un forte tema di risorse umane, un forte tema di organizzazione del lavoro? Assolutamente sì, direi che è chiave. Come dicevo prima, esposo il punto sollevato precedentemente, è una questione culturale, essenzialmente. È una questione di cambiare l'approccio. Quello che stiamo vedendo è che, soprattutto in ambito di trasformazione digitale, sia per i digital service provider, ma anche per tutte le altre aziende, il punto fondamentale è mettere al centro il dipendente. Quello che abbiamo visto è che poi molto spesso quello che diciamo noi è avere un'esperienza da consumer da 2020 e poi dopo magicamente entrare in una macchina del tempo che mi riporta nel 1995, quando varco la porta dell'ufficio o quando utilizzo i miei strumenti aziendali. Questo è sicuramente un punto fondamentale, perché gli stessi strumenti devono essere disponibili anche quando io do valore, anche quando faccio tutte quelle stanze che stavamo pensando prima con il design thinking, quando stavamo pensando tutta la metodologia agile, e tutti questi ambiti devono comunque essere supportati da strumenti che poi mi permettano di essere realmente efficace. Proprio perché nell'ambito di questi processi, visto che si parla di trasformazione e di cambiamento, la capacità di adattarsi è fondamentale. E sapendo esattamente quello che succede, come ad oggi possiamo conoscere il consumatore
e il cliente finale fino al dettaglio, il capire diversi pubblici, la stessa possibilità è dato anche a livello aziendale. Possiamo tranquillamente capire che cosa vogliono i dipendenti, qual è il loro feeling, e con degli strumenti estremamente strutturati che danno al dipendente l'end-to-end, questo processo diventa sicuramente più semplice e tutti i processi di change management vengono di conseguenza. Quello che abbiamo visto è che poter dare quel famoso processo end-to-end, banalmente nel delivery dei servizi al dipendente finale, fa sì che poi la performance verso il mercato sia sicuramente più significativa. Si è detto per anni che c'è la performance sportiva che aiuta la performance lavorativa, che aiuta la performance verso il business. Noi crediamo che siamo arrivati a un punto dove gli strumenti digitali all'interno dell'azienda debbano trasformarla, e crediamo che questo tipo di trasformazione farà sì che anche tutto il tema dei talenti, perché c'è sempre una continua ricerca, parliamo di competenze, cerchiamo di costruirle in casa, molto spesso le portiamo da fuori, ma quello che vogliamo fare è magari farle crescere, prendere i talenti e farle crescere. Pensate un talento che deve entrare in azienda e, abituato a usare strumenti come uno smartphone di ultima generazione e altri tipi di interazioni, debba misurarsi invece con qualche cosa che lo porta, come dicevo, di anni indietro. È sicuramente qualcosa che non può attrarre da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista c'è anche la misurabilità del processo e quello che si diceva in altri contesti, con un'espressione magari un po' legacy direi, ma i colli di bottiglia. Capire perché ci sono i colli di bottiglia. L'automazione aiuta a rimuoverli, ma soprattutto aiuta in ambito di risorse umane, banalmente, a far sì che le risorse umane si concentrino sui task a valore e non più sui task ripetitivi. Che valore c'è nello spiegare la voce di un cedolino? Probabilmente è meglio che anche la parte di risorse umane si concentri sul valore, si concentri sul dare al dipendente ciò che vuole. Ed è questo, diciamo, la nostra ambizione. Perfetto, perfetto, grazie. Senz'altro anche il tema culturale, ci tornerei dopo con un altro giro, perché mi interessa capire anche l'aspetto proprio della capacità di attivare anche una cultura fuori dall'organizzazione, dentro e fuori dall'organizzazione. Però prima volevo tornare un istante da Matteo, che ha accennato a un tema che credo sia fondamentale, quello della sicurezza, della cyber security e della tutela. Ovviamente, come processando i pagamenti, per voi è il pane quotidiano, ecco, però sempre più anche noi, insomma, siamo preoccupati, non solo perché parlavi di questo più 30% dell'e-commerce, credo che sia stato un tasso di crescita doppio rispetto ad altri paesi come Francia o Regno Unito, chiaramente noi partavamo da una situazione di svantaggio, però c'è stato veramente un'accelerata importante, ecco. Però ci rendiamo conto come questo tema della sicurezza sia sempre più pervasivo, perché al di là della sicurezza del pagamento, insomma, l'onnipresenza del dato e il moltiplicarsi dei punti di contatto con i fornitori di servizi digitali ci impone anche una riflessione da questo punto di vista. Matteo, che strategie comporta la difesa a tutti i costi del dato, della privacy e della sicurezza di questo bagaglio di informazioni? Ma diciamo, come in tutte le cose, c'è sempre la via di mezzo, dobbiamo trovare, diciamo, il punto di contatto tra i due mondi. Il tema della sicurezza è davvero centrale nel mondo dei pagamenti, sia perché è inevitabile che lo sia, perché visto lo stretto collegamento con i servizi finanziari, ma anche perché se non c'è la sicurezza nel pagamento, se il consumatore finale non percepisce questa sicurezza, non possiamo poi chiedere al consumatore di aumentare la quota di pagamenti effettuati con moneta elettronica. Come citato, il Covid ha sicuramente innescato un notevole aumento degli attacchi informatici. I truffatori cercano di trarre vantaggio dalla vulnerabilità del sistema, soprattutto dal fatto che un numero molto maggiore di consumatori sta cambiando le proprie abitudini di consumo, si sta spostando inevitabilmente sul digitale, quindi le campagne di phishing, i famosi malware, che sono gli allegati che troviamo magari nelle mail, ma anche si era letto all'inizio del Covid una serie di compromissioni delle poste elettroniche aziendali, sono cose che sono state, diciamo, all'ordine del giorno, ed è fondamentale che le organizzazioni tentino di rimanere il più possibile vigili e anche di
mitigare il più possibile queste attività fraudolente in tempi molto, molto rapidi. Due magari dati interessanti che sono relativi proprio a quello che noi abbiamo osservato nei primi 6 mesi del 2020, quindi in piena fase Covid. Da un lato sono aumentati gli attacchi più sofisticati, cioè quando si parla di sicurezza informatica in qualche modo è una continua rincorsa tra chi deve difendere, diciamo, il fortino e chi cerca di migliorare ogni giorno i modi per attaccarlo. Ed è un'evoluzione in parte naturale perché, come posso dire, i nuovi strumenti di difesa, l'uso dell'artificial intelligence e le analisi comportamentali hanno fatto sì che diciamo, il livello si sia alzato. E in questo senso le financial institutions sono state molto molto attaccate. E il secondo dato importante è con l'aumento degli utilizzatori nel mondo digitale, soprattutto nel mondo dell'e-commerce, è aumentata fortemente la creazione di account fake, con un impatto veramente rilevante sul mondo degli esercizi commerciali online. Quindi tutti questi temi sono temi a mio avviso centrali. Come Mastercard ovviamente cerchiamo di monitorare il più possibile il fenomeno, abbiamo anche qui una business unit dedicata, perché l'obiettivo è veramente cercare di informare in tempo reale i nostri partner su cosa sta succedendo, educare non soltanto il mondo del business ma anche il mondo dei consumer e poi ingaggiare prontamente i clienti e attivare azioni in tempo reale. Quello che secondo me è importante rilevare in questo contesto è che il mondo digitale è ovviamente estremamente connesso, le diverse infrastrutture digitali sono estremamente connesse, quindi a mio avviso è necessario che tutti i diversi attori, quando si parla di sicurezza informatica, adottino le stesse misure. Diciamo, quello che sta avvenendo in ambito privacy, dove c'è una normativa di riferimento che in qualche modo sta guidando tutte le imprese nelle scelte, in qualche modo anche con non poche complessità, e mi riferisco a tutti quelli che operano nel mondo B2C, molto più che B2B, dovrebbe essere adottata dal punto di vista proprio delle strategie interne anche sul mondo della sicurezza, perché i due temi sono fortemente connessi. Grazie Matteo. Parlavi di infrastrutture sempre più connesse, di reti, è un tema che è stato molto, molto caldo negli ultimi mesi, no? Quello dello sviluppo della società unica, della rete per la connettività in banda ultralarga. Sappiamo che veniamo da un gap infrastrutturale che però in un certo senso si sta colmando, comunque negli ultimi anni, no? C'è stato un passo avanti da questo punto di vista. Gigliola, l'ultimo indice DESI, però per esempio quello della Commissione Europea, ci collocava al quart'ultimo posto soprattutto per le carenze del capitale umano. Ora stiamo facendo dei passi avanti infrastrutturali, ci auguriamo che si arrivi anche a una sistemazione di questa partita per l'infrastrutturazione del paese, però poi c'è la sfida di attivare i clienti, c'è la sfida di attivare le persone. Se vogliamo, mi permetto di dire che in questo senso da parte degli operatori che diventano digital service provider c'è anche una sorta di ruolo sociale, nel senso che chiaramente quella rete, quando ci sarà e sarà disponibile al meglio, deve essere riempita di contenuti in modo che poi le persone si attivano. Questa è una grande sfida anche da questo punto di vista. È una grandissima sfida e direi, insomma, come Sky in particolare ce l'abbiamo anche molto chiara. Mi viene da dire che dopo il periodo che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, abbiamo sicuramente a che fare con un consumatore finale più consapevole, più preparato e anche con delle attese, diciamo così, di velocità, di connettività, di esperienza di fruizione dei contenuti di un certo tipo. E dobbiamo essere quindi come attori diciamo all'altezza di questa, della situazione. Dall'altra parte appunto bisogna attivarli, bisogna ingaggiarli, bisogna attirarli in qualche modo, no? E lo si fa con dei contenuti eccellenti, con della connettività altrettanto eccellente, ma anche attraverso il servizio. Su questo tema della digitalizzazione sì, è fondamentale, nel senso dare la possibilità, se ne è parlato, no? Al cliente di poter fare da solo in modalità self tutta una serie di azioni, per esempio, no?
Quindi noi abbiamo lanciato ultimamente la nostra ultima app del mondo TV e del mondo, appunto, del mondo broadband. Quindi io, cliente che accede a un'app, posso veramente fare da solo, scegliermi i miei programmi, piuttosto che attivare la visita di un installatore a casa, piuttosto vedere il tracking del mio ordine, del mio servizio e così via. Nello stesso tempo credo che un ruolo fondamentale quando si parla di digitalizzazione è, dico io, non solo digital, nel senso che c'è un ruolo per me anche human di eccellenza da tenere sempre, all'attenzione. Noi abbiamo cercato di fare questo, lo stiamo facendo ad esempio da un punto di vista dell'assistenza. Prima si diceva non più call center, no, un'assistenza però diversa di nuovo, no? All'altezza della situazione. E come si fa ad avere, diciamo così, un team di esperti all'altezza della situazione? Beh, intanto esperti, no? Quindi la competenza, perché dall'altra parte c'è un cliente molto più competente, quindi anche molto più con delle grandi aspettative. Dall'altra parte c'è bisogno anche però di quella semplicità, ritorniamo al tema della semplicità, della trasparenza, della chiarezza, della disponibilità a dare spiegazioni o anche education, perché no? E quindi torniamo anche al ruolo sociale, no? In qualche modo. Creare quell'empatia, no? Perché dall'empatia poi si parte, ovviamente si crea l'ingaggio. E l'empatia come si crea? Anche proprio con la semplicità, con la chiarezza e con la disponibilità. E su questo noi ci abbiamo puntato molto e ci crediamo tantissimo. E quindi torniamo al tema delle persone e mi aggancio a un altro tema che è stato anche detto su questa, che cos'è la digitalizzazione, no? Per noi digital service provider. Per me è un cammino che le aziende devono fare, è un cammino però che deve non solo partire da temi di ottimizzazione, economicità, e, no? da un punto di vista interno dell'azienda. Per me devono partire per essere pronti a poter dare velocità di risposta ai clienti, semplicità di servizio ai clienti, trasparenza, perché se sei semplice sei anche trasparente, se sei complicato, se hai fatto cose complicate è difficile anche dare quella giusta spiegazione. E quindi è un bel percorso, questa è la vera, per me, digitalizzazione che le varie aziende devono fare. E in questo percorso di semplicità e di trasparenza, per me, ci portiamo a bordo quel ruolo sociale, no? di formazione, di ingaggio, eccetera, che a mio avviso è un percorso irreversibile, nel senso che stiamo iniziando ad abituarci a fruire delle cose, dei contenuti, dei servizi veramente in altro modo. Quindi veramente dobbiamo essere tutti all'altezza della situazione. Resto su questo tema perché appunto mi sembra che sia assolutamente centrale proprio nell'ottica del sistema paese. Walter, senz'altro le reti senza servizi ma senza gente con le competenze digitali non si riempiono, no? Restano lì sospese a metà. Parliamo sempre di più di infratech, no? Di sviluppo infrastrutturale della rete. La Fondazione Agnelli ha calcolato che le difficoltà di connessione che abbiamo vissuto durante la fase del lockdown abbiano causato una perdita di apprendimento che negli anni futuri potrebbe arrivare a pesare il 10% del PIL. Questo significa, no, non avere delle infrastrutture, ma dall'altra parte evidentemente non avere anche delle competenze per accedere ai servizi della rete. Questo vale fuori dall'organizzazione, quindi, ma anche dentro le aziende, no? Noi sappiamo, abbiamo vissuto la rivoluzione dello smart working, eppure un'indagine di EY, tra l'altro presentata sempre durante questo summit, che dice che il 50% delle risorse si sente spossata per lo smart working, per cui abbiamo guadagnato tanto, ma forse in salute ci abbiamo perso un po'. Quindi ti metto sul tavolo questa provocazione, no? Se abbiamo miliardi da spendere, è giusto spendere in infrastrutture oppure bisognerebbe forse parlare un po' più anche di cultura dentro e fuori le aziende, di formazione, di competenze digitali? Beh, è una bella domanda ed è assolutamente centrata rispetto al periodo storico, perché è interessante vedere un dibattito sulle infrastrutture e sulle tecnologie delle infrastrutture, cosa che compete a ingegneri, che però vedo che, insomma, sono diffusi apparentemente, visto che il dibattito appassiona.
In realtà quello che vediamo è che le reti ci sono piani di sviluppo, quindi si stanno creando le reti, ma come giustamente detto rischiano di restare delle cattedrali belle ma totalmente inutili. Quindi bisogna lavorare sulle competenze. L'indice DESI è, secondo me, è il chiaro sintomo di un'emergenza. Essere negli ultimi posizioni in Europa per competenze digitali, pensare che solo il 40% della popolazione ha competenze di base digitali è pazzesco rispetto a una media europea che è del 60%. Questo è un punto di attenzione fortissimo. Noi stiamo da sempre cercando di spostare l'attenzione su quella che è una rivoluzione culturale necessaria. Bisogna spostare il focus e indirizzarlo sulle competenze, far crescere queste competenze nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni, anche nella scuola. È fondamentale, altrimenti tutto questo sviluppo digitale sarà solo un sogno. E dobbiamo farlo tutti. Anche lo smart working deve diventare davvero smart working, non un telelavoro da casa che è un altro tipo di attività. Lo smart working significa anche cambiare il modello di delega delle persone, perché smart working è deleco i dipendenti a scegliere e scegliere anche dove lavorare, perché smart working non significa lavorare da casa, significa lavorare dove è più efficace per te. Ma non solo, bisogna lavorare anche sulle competenze fuori e anche le aziende devono farlo. Fastweb da 4 anni è impegnata in questo percorso con una Digital Academy insieme a Cari Factory per formare competenze digitali, quelle che servono in questo momento al paese. Abbiamo rilasciato 7.000 certificati in competenze digitali e abbiamo visto che il 30% delle persone che hanno partecipato a questi corsi di formazione totalmente gratuiti hanno trovato lavoro o hanno migliorato la propria situazione lavorativa. Quindi funziona, non è uno slogan, funziona. Se investi in competenze, poi si attiva un circuito. E questo è, penso, il dovere un po' di tutti, soprattutto rispetto a questo tipo di emergenza. Grazie Walter per il tuo punto di vista. Entrerei un attimo anche in dialogo con gli ascoltatori, diciamo, andando verso la fase conclusiva di questo workshop. Per esempio, arriva una domanda da Roberto e mi rivolgo a Matteo, Mastercard. Una domanda sul programma cashless del governo, un altro tema di strettissima attualità. Ricordiamo che c'è allo studio, insomma, si aspetta per i prossimi mesi questo programma di cashback sui pagamenti effettuati con moneta elettronica che dovrebbe valere fino al 10% delle spese entro un limite di 3.000 euro annui, quindi più o meno 300 euro da restituire ai clienti che poi si aggiungono agli altri programmi di insomma, agevolazione, per esempio sulle commissioni per i merchant, eccetera. La domanda per Matteo è se credi sia veramente un volano importante per questi pagamenti, se darà un colpo al contante vista la situazione di partenza italiana. Ma sì, brevemente partiamo da un dato. Oggi, diciamo, gli acquisti in contanti rappresentano ancora più o meno il 75% del totale. Lo scorso anno Mastercard aveva un po' lanciato la sfida a tutti gli operatori del settore, compresi, diciamo, noi stessi, per puntare a ridurre dal 75 al 60% la quota di contante nei prossimi 5 anni. Ora, quello che abbiamo visto è che il lockdown e il Covid sicuramente hanno contribuito non solo alla crescita dell'online, ma come dicevo anche ad altri fenomeni nel mondo fisico. C'è stata una riduzione dei prelievi agli ATM, la riscoperta dei piccoli esercizi commerciali che di fatto si sono dovuti in qualche modo adattare all'accettazione dei pagamenti per quelli che non avevano ancora provveduto, e anche una forte crescita dei pagamenti con carta magari nei supermercati, che addirittura con casi di crescita fino al 15-20% in più. Quindi, diciamo, in generale crediamo che l'iniziativa del governo possa rappresentare un'ottima occasione per continuare in questa diciamo, direzione, da un lato incentivando i consumatori, ma soprattutto contribuendo alla parte più education, diciamo, no? Oggi gli italiani hanno già in tasca 72 milioni di carte Mastercard su una popolazione di 60 milioni, quindi il tema non è, diciamo, fare sì che qualcuno abbia una carta in più, ma veramente cercare di educare il consumatore incentivandolo all'utilizzo, e quindi siamo convinti che questa sia un'ottima operazione. Bene, anche in questo caso tornano il tema che
l'infrastruttura, se vogliamo in questo caso l'hardware, non è tanto il problema se poi non c'è l'effettiva attivazione. Per Alberto Bruno di Mediaset, c'è uno spunto che è emerso, no, un po' in questo, da tutti gli interventi, che è sempre più la compenetrazione, no, dei modelli. Abbiamo parlato dei silos all'interno, ma anche dei modelli, dei servizi che si portano all'esterno. Una domanda quindi che sorge spontanea è se sovrapponendosi il campo, no, tra operatori telco, broadcaster, OTT, come vedi svilupparsi questo mercato dei servizi digitali, no, l'ecosistema dei digital service provider? Ci sarà, secondo te, attendere la necessità o il tentativo di accentrare le funzioni, no, nelle organizzazioni, piuttosto che si svilupperà un sistema di cooperazione, di collaborazione tra questi diversi operatori che ormai sono tutti parte di uno stesso ecosistema? Domanda da 100 milioni di dollari. Sicuramente la convergenza è in atto, se ne parla da fine anni 90, direi che in questo momento, negli ultimi 5-7 anni, è veramente in atto e si vede, e diciamo, la sfida è stata lanciata da un arrivo massiccio anche di una competizione da parte degli operatori OTT globali, pienamente integrati nella capacità di offrire servizi, ma non solo servizi, anche dispositivi, agli utenti, e quindi di garantire un'esperienza end-to-end all'utente, dall'esperienza di acquisto di un dispositivo fino all'utilizzo e fino a tutti i servizi che al suo interno ci sono. Quindi è indubbio che tutti gli operatori, diciamo, più tradizionali o comunque che arrivano da una cultura più legacy, saranno necessariamente spinti quantomeno a cooperare. Questo sicuramente. Dopodiché, quali saranno le reali forme di integrazione? Questo lo potremo vedere nel tempo. E il primo livello che vedo è sicuramente quello di una competizione, cioè arrivare a stabilire delle regole attraverso le quali si possa lavorare insieme e anche competere. La seconda è certamente la cooperazione nei confronti di offerte e di soggetti economici fortemente integrati e ad altissima capacità finanziaria, perché di questo si tratta, e poi quale possa essere lo sviluppo degli operatori, naturalmente telco, media e quant'altro. Vediamo in tutto il mondo che ci siano integrazioni sempre più frequenti, sempre più importanti, e sicuramente credo che esista una chiave internazionale che debba essere seguita, sia all'interno delle singole fasi della catena del valore e naturalmente poi in quelle che possono essere le integrazioni di singole parti della catena. Però direi che uno dei temi che molti si devono porre, certamente non tutti, noi innanzitutto, è quello della rilevanza della scala per poter competere con operatori che hanno scala, e quindi necessariamente la rilevanza in scala si può fare con integrazioni e anche con cooperazioni, naturalmente anche con quelli con cui in passato abbiamo competuto, ma diciamo che ci sono competitor ancora più grandi nei confronti dei quali dobbiamo considerare quali possono essere le nostre azioni. Grazie Alberto, torno subito da te perché c'è un'altra domanda che investe sia te che Gigliola, perché riguarda la produzione dei contenuti video, e la domanda che arriva da Giovanni è se questa accelerazione di consumi video digitali vissuta forzatamente, non abbiamo parlato in più di un punto di questo panel con la pandemia, sia destinata a resistere o ci sarà una risacca, insomma che cosa sarà poi anche della televisione, diciamo come la intendevamo più tradizionalmente. Gigliola, vuoi partire tu? Beh, noi ci stiamo puntando tantissimo con Sky Original, ma in realtà con tutto il gruppo, parlo del gruppo Sky, di Comcast, c'è una grande focalizzazione su tutto quello che deve essere un tema di, appunto, di eccellenza da un punto di vista dei nostri contenuti. Ci sarà, ci continuerà ad essere. Ed è giusto, a mio avviso, no, di porre tanta attenzione in quella che è appunto un contenuto, come dicevo anche prima, di eccellenza. Alberto, credi che ci sarà, insomma, c'è stato uno shift senza un ritorno come prospettiva, proprio dal punto di vista, come dicevi giustamente tu, anche dell'editore? Guarda, posso dirti che tanto i dati d'ascolto sono noti a tutti, che durante il periodo del lockdown la televisione non ha mai avuto più ascolti.
Questo significa che sta è aumentato il consumo domestico, naturalmente di intrattenimento. Gli incrementi che avete visto sul digitale ci sono e credo che continueranno a esserci, non è un trend che si possa invertire. Per contro, in quel periodo in particolare avevate quasi 2 milioni di ascolto medio in più la sera, 2 milioni al minuto, si intende, l'ascolto medio è sempre ascolto minuto medio, quindi la televisione non è in declino. È vero che il consumo del contenuto si sposta su tantissimi mezzi, su tantissimi contesti e quindi è necessità primaria di chi fa contenuto, di chi è editore, andare a ipotizzare dei contenuti che funzionino per più pubblici, per più contesti e in formati tali per cui possano essere consumati in più modalità. E questo naturalmente va fino alla base della progettazione del contenuto e fino poi naturalmente al suo delivery e alla sua messa a disposizione degli utenti finali. La televisione è uno di quei modi, ad oggi francamente ancora dominante, ma come consumi, però è sicuro che dobbiamo cominciare a prepararci, non solo cominciare a prepararci, dobbiamo competere, perché i tempi di evoluzione si stanno accorciando molto e questa era la ragione per cui prima ti dicevo dell'importanza di portare le competenze dentro diciamo l'editoria più tradizionale, che significa non solo prendere talenti da fuori ma fare in modo che questi quando entrano in azienda comincino a capire che cos'è anche il saper fare editoriale, in modo che le due competenze si compenetrino. Non pensiamo che le competenze tradizionali siano outdated. È centrale anche questo tema che si sposa con quello che Walter prima ci raccontavi sul coinvolgimento, no, di tutti i livelli funzionali e di tutte le strutture verticali che ormai si dissolvono, no, nel lavorare a questi temi. Angela ci scrive per Walter: arriveranno i fondi dell'Europa che potremo usare anche per la digitalizzazione, che programmi dovrebbe privilegiare il governo? Un'altra macro domanda, però evidentemente ti abbiamo fatto ministro della digitalizzazione e quindi... devo riagganciarmi inevitabilmente a quello che dicevo prima. Anch'io cito un ultimo dato per capire quanto è importante puntare sulla formazione della cultura e soprattutto la scuola, dove sinceramente sarebbe il primo ambito dove investirei questi soldi. Sempre l'indice DESI dice che l'1% dei laureati italiani ha competenze ICT, cioè è laureato in competenze ICT. E questo è un disastro, perché le aziende hanno bisogno di queste competenze. Noi abbiamo bisogno di assumere data scientist, cioè gente che sa lavorare sui dati, data architect. Abbiamo bisogno di assumere sviluppatori che siano esperti delle ultime tecnologie. Ecco, in Italia c'è uno shortage, una mancanza enorme. Facciamo fatica, quindi bisogna immediatamente intervenire da questo punto di vista. Grazie Walter. Sì, sempre restando in questo filo, un ultimo direi spunto che ci arriva è di Mattia che vede un po' nero, e mi rivolgo a Filippo perché si ricollega all'inizio, no? E ci dice perché in Italia non abbiamo una Zoom? Abbiamo le competenze, quindi torna il tema delle competenze per sopravvivere a livello internazionale, o vedremo solo perdere posti di lavoro e di nuovo, no, torna il discorso, senza crearne di nuovi? Perché non abbiamo la nostra Zoom o la nostra... Senza andare a scomodare discorsi di tipo politico piuttosto che di settori di industria dove ci sarebbe bisogno di molto più capitali di rischio in un'ottica strutturata, senza dover scomodare questo tipo di considerazioni, quello che possiamo dire è che ho sentito in varie fasi dove poter arrivare per avere una nuova Zoom. Sicuramente siamo su un percorso di globalizzazione dove quello che stiamo apprezzando è che ce la stiamo facendo perché c'è una community. Molto spesso tutte quelle visite che sentivo, no, i confronti, il fatto di poter aprire la propria organizzazione ad altri, il fatto di poter cooperare anche con dei competitor, sono elementi nuovi. Sono elementi che ci sono sempre stati, ma ad oggi si cerca di affrontare questo tema della trasformazione digitale insieme. Il concetto di comunità, in inglese community, è proprio il poter far sì che questo ecosistema di tutti gli attori cooperi realmente.
si apra ancora di più, perché si è visto che confrontandosi e mettendo a terra le best practice insieme si può arrivare a fare la trasformazione digitale, gestire correttamente il piano di training e di education di tutte queste risorse e far sì di poter coltivare quello che serve, cioè le idee, che sono la base fondamentale su cui il training si poggia, cioè perché cerchiamo di educare, per cercare di sviluppare idee. E non è una questione, certamente il capitale iniziale fa la differenza, ma se pensate ad altre realtà che sono partite praticamente da zero con capitali molto ridotti, anche noi stiamo avendo, no, le nostre piccole start-up. Sono convinto che questo concetto di poter aiutare in termini di comunità e quindi anche tutti questi soldi che arriveranno da Recovery Fund piuttosto che da tutti gli altri strumenti europei saranno la fertilizzazione che da qui ai prossimi anni ci permetterà di trasformare il paese e di avere non magari una Zoom ma qualcosa anche di più, magari anche una nuova Microsoft. Mi spingo un po' più in là, visto che la domanda era particolarmente sfidante. Però è questo il concetto, e lo diceva anche ieri sera il ministro Gualtieri nelle sue considerazioni, esprimeva proprio questo tipo di approccio, cioè il fatto che ad oggi con questo tipo di possibilità l'Italia si trova con lo spread al minimo storico e con una quantità di investimenti che debbono essere sfruttati in una maniera strutturale e importante, e ha detto anche in questo caso non possiamo sbagliare. E visto che l'Italia, come al solito, dà prova di poter risorgere nei momenti peggiori, sono convinto che questa è la nostra grande occasione. Beh, sono convinto anche, mi sembra che sia anche un po' per andare alla conclusione, no? Quello che è emerso un po' da tutto il panel, e ringrazio senz'altro chi ci ha seguito e tutti i vari relatori che hanno partecipato, senza voler fare la retorica, no, della crisi che diventa opportunità, però veramente ci troviamo in una situazione in cui la priorità, si diceva nella plenaria del summit, ovviamente è quella di restare in piedi. In questo momento c'è una fortissimo stress finanziario per le aziende e quindi ci sono delle priorità da affrontare, però siamo veramente in una situazione in cui sembra che chi in questo momento riesce a stare in piedi e riesce ad adottare queste trasformazioni che ci avete raccontato poi potrà correre, ma potrà non solo stare in piedi ma correre molto, ecco. Quindi Silvio, con questa chiusura, no, ti chiederei un po' anche di tirare le file, anche darci quella che è la visione, come UI ci hai illuminato all'inizio raccontandoci e inquadrandoci il panorama. Direi a questo punto, come vedi che questa sfida possa essere affrontata e come UI che ruolo anche, no, vi proponete, no, di svolgere in questa percorso di trasformazione in digital service provider da parte delle aziende? Beh, grazie per la domanda. Allora, anche gli spazi in cui siamo in questo momento, che purtroppo non si vedono nella loro totalità, sono stati pensati proprio per andare incontro a quello che abbiamo appena detto. Sedersi a uno stesso tavolo, indipendentemente da che business unit sei, ma per inventare insieme e co-creare insieme quelli che possono essere nuovi servizi, nuovi modelli, assieme a nuove tecnologie e assieme a nuovi modelli che magari arrivano, come diceva anche Gigliola, da mercati o da realtà completamente diverse da quelle a cui sei abituato tu tradizionalmente. Quindi la nostra ambizione è sicuramente quello di supportare tutti i nostri clienti in tutti quei pillar che abbiamo visto prima nella presentazione, sia da un punto di vista più infrastrutturale, quindi più implementativo, anche grazie all'aiuto di partnership che ci aiutano a semplificare ulteriormente quelli che possono essere percorsi complessi di infrastrutturazione o di trasformazione digitale, ma soprattutto passando da tutto quello che è le tematiche di human capital, di digital skill e ripeto, questi spazi sono stati pensati proprio per andare a cogliere questa opportunità e questi nuovi modi di reinventarsi da tutti i punti di vista. Perfetto Silvio, grazie. Allora a questo punto non ci resta che salutare Alberto e Matteo che ci hanno raggiunti e si sono collegati con noi dallo streaming, Gigliola, Walter e Filippo qui presenti, e soprattutto tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo panel. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. 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 Arrivederci.